Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Tiver di Istituto Gentili SRL, ultimo aggiornamento, 26 settembre 2022. Cos'è Tiver? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tiverb durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Tiverb? Tiverb è un farmaco a base del principio attivo lapatinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici, inibitori delle proteasi e nello specifico inibitori tirosin chinasi recettore 2, R2, fattore di crescita IPID. Umano. È commercializzato in Italia dall'azienda Istituto Gentili SRL. Tiverb può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Tiverb 250 mg 70 compresse rivestite con film, Tiverb 250 mg 84 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Novartis Eurofarm Ltd, concessionario Istituto Gentili SRL, ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo lapatinib, gruppo terapeutico antineoplastici, inibitori delle proteasi, forma farmaceutica compresse rivestite. Indicazioni Tiverb è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2, HER2. In associazione con capecitabina nei pazienti con malattia avanzata o metastatica in progressione, dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica, vedere paragrafo 5, 1. In associazione con trastuzumab nei pazienti con malattia metastatica negativa per il recettore ormonale in progressione dopo precedente I, terapia, e con trastuzumab in associazione a chemioterapia, vedere paragrafo 5, 1. In associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in postmenopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Non sono disponibili dati sull'efficacia di questa associazione rispetto a trastuzumab in associazione a un inibitore dell'aromatasi in questa popolazione di pazienti. Posologia: il trattamento con Tiverb deve essere iniziato solo da un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali. I tumori che sovraesprimono l'HER2, HER2, sono definiti da IHC3 più o IHC2 più con amplificazione genica o dalla sola amplificazione genica. Lo stato HER2 deve essere definito utilizzando metodi accurati e validati. Posologia: posologia dell'associazione Tiverb barra capecitabina. La dose raccomandata di Tiverb è di 1250 mg, ovvero 5 compresse, una volta al giorno in modo continuativo. La dose raccomandata di capecitabina è di 2000 mg barra m2 al giorno, suddivisa in due dosi, somministrate a distanza di 12 ore, nei giorni 1, 14 di un ciclo di 21 giorni, vedere paragrafo 5, 1. La capecitabina deve essere assunta con il cibo o entro 30 minuti dall'assunzione di cibo. Fare riferimento alle informazioni complete sulla prescrizione di capecitabina. Posologia dell'associazione Tiverb barra trastuzumab. La dose raccomandata di Tiverb è di 1000 mg, ovvero 4 compresse, una volta al giorno in modo continuativo. La dose raccomandata di trastuzumab è di 4 mg barra kg somministrata come una dose endovenosa di carico seguita da una dose endovenosa settimanale di 2 mg barra kg, vedere paragrafo 5, 1. Fare riferimento alle informazioni complete sulla prescrizione di trastuzumab. Posologia dell'associazione Tiverb barra inibitore dell'aromatasi. La dose raccomandata di Tiverb è di 1500 mg, ovvero 6 compresse, una volta al giorno in modo continuativo. Fare riferimento alle informazioni complete sulla prescrizione dell'inibitore dell'aromatasi somministrato in associazione per i dettagli sulla posologia.
Ritardo nella somministrazione della dose e riduzione della dose. Eventi cardiaci TVRB deve essere sospeso nei pazienti con sintomi associati ad una diminuzione della frazione di eiezione ventricolare sinistra, LVEF, pari o superiore al grado 3 dei National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCICTCAE, o se la LVEF si riduce al di sotto del valore minimo normale, vedere paragrafo 4, 4. Si può riprendere la somministrazione di TVRB ad una dose ridotta, 750 mg al giorno se somministrato con trastuzumab, 1000 mg al giorno se somministrato con capecitabina o 1250 mg al giorno se somministrato con un inibitore dell'aromatasi, dopo almeno 2 settimane e se la LVEF ritorna normale e i pazienti sono asintomatici. Malattia polmonare interstiziale barra polmonite TVRB deve essere interrotto nei pazienti che presentano sintomi polmonari che siano pari o superiori al grado 3 NCICTCAE, vedere paragrafo 4, 4. Diarrea. La somministrazione di TVRB deve essere interrotta nei pazienti con diarrea di grado 3 NCICTCAE o grado 1-2 con complicanze, crampi addominali da moderati a severi, nausea o vomito maggiori o uguali al grado 2 NCICTCAE, riduzione del performance status, febbre, sepsi, neutropenia, sanguinamento evidente o disidratazione, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. TVRB può essere reintrodotto ad una dose più bassa, ridotta da 1000 mg barra via 750 mg barra via, da 1250 mg barra via 1000 mg barra via o da 1500 mg barra via 1250 mg barra via, quando la diarrea si riduce al grado 1 o inferiore. La somministrazione di TVRB deve essere interrotta in modo permanente nei pazienti con diarrea di grado 4 NCICTCAE. Altre forme di tossicità possono essere prese in considerazione la sospensione o l'interruzione della somministrazione delle dosi di TVRB nel caso un paziente sviluppi una tossicità uguale o superiore al grado 2 dei NCICTCAE. La somministrazione può iniziare di nuovo la dose di 1000 mg al giorno se somministrato con trastuzumab, di 1250 mg al giorno se somministrato con capecitabina o di 1500 mg al giorno se somministrato con un inibitore dell'aromatasi, nel caso la tossicità migliori a livello pari o inferiore al grado 1. Nel caso la tossicità si dovesse ripresentare, la somministrazione di TVRB deve essere iniziata di nuovo ad una dose più bassa, 750 mg al giorno se somministrato con trastuzumab, 1000 mg al giorno se somministrato con capecitabina o 1250 mg al giorno se somministrato con un inibitore dell'aromatasi. Compromissione renale. Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale da lieve a moderata. Si consiglia cautela nei pazienti con compromissione renale severa, in quanto non vi è esperienza con TVRB in questa popolazione, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Se le alterazioni della funzionalità epatica sono severe, la somministrazione di TVRB deve essere interrotta e i pazienti non devono essere più trattati, vedere paragrafo 4, 4. La somministrazione di TVRB a pazienti con compromissione epatica da moderata a severa deve avvenire con cautela a causa del conseguente aumento dell'esposizione al medicinale. Nei pazienti con compromissione epatica non sono disponibili dati sufficienti per poter fornire una raccomandazione sull'aggiustamento delle dosi, vedere paragrafo 5, 2. Anziani. Esistono dati limitati sull'utilizzo di TVRB barra capecitabina e TVRB barra trastuzumab nei pazienti di età 65 anni. Nello studio clinico di fase II di TVRB in associazione con letrozolo, il 44% del numero totale dei pazienti con carcinoma mammario metastatico positivo per il recettore ormonale, intent to treat population N uguale 642, era di età 65 anni. Non sono state osservate nel complesso differenze nella efficacia e nella sicurezza dell'associazione di TVRB e letrozolo tra questi pazienti e i pazienti di età 65 anni. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di TVRB nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. TVRB è per uso orale. La dose giornaliera di TVRB non deve essere suddivisa. TVRB deve essere assunto almeno un'ora prima o almeno un'ora dopo l'assunzione di cibo. Per minimizzare la variabilità nel singolo paziente, la somministrazione di TVRB deve essere standardizzata in relazione all'assunzione di cibo, per esempio deve essere sempre assunto un'ora prima di un pasto, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 2 per le informazioni sull'assorbimento. Le dosi omesse non devono essere integrate e il dosaggio deve essere ripristinato con la successiva dose giornaliera prevista, vedere paragrafo 4, 9.
Consultare le informazioni complete sulla prescrizione dei medicinali somministrati in associazione per i dettagli relativi alla loro posologia, incluse ogni riduzione della dose, controindicazione o informazione sulla sicurezza. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I dati hanno mostrato che Tivdak associato a chemioterapia è meno efficace di Trastuzumab quando associato a chemioterapia. Tossicità cardiaca. L'alpatinib è stato associato a segnalazioni di riduzione della frazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali sull'alpatinib. L'alpatinib è metabolizzato soprattutto dal CYP3A, vedere paragrafo 5.2. In volontari sani che assumevano chetoconazolo, un forte inibitore del CYP3A4, alla dose di 200, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Tivdak insieme ad altri farmaci come Abigerd, Akirab, Anadir, Anafen, Antra, Aprio, Aptirus, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aurantin, soluzione, uso interno, Carbamazepina EG, Carbamazepina Zentiva, Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Almus, Claritromicina Tan, Claritromicina Alter, Claritromicina DOC generici, Claritromicina EG, compresse rivestite, Claritromicina EG Stada, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, Claritromicina San Pharma, compresse rivestite, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Cletus, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Aurobindo, compresse rivestite, Darunavir Dottor Redis, compresse rivestite, Darunavir G, compresse rivestite, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Tillomed, compresse rivestite, Darunavir Zentiva, compresse rivestite, Dintoina, Dintoinale, Eritromicina IDI, crema, soluzione, Eritromicina IDI, gel, Eritromicina Lattobionato Fisiofarma, Hermes, Esomeprazolo al Pharma, Esomeprazolo Milan Generics, Esomeprazolo Pensa Pharma, Esomeprazolo San, Esomeprazolo San Pharma, Esomeprazolo Tillomed, Esopir, Eudicox, Eugastrol Reflusso, Evotax, Fenitoina ICMA, Fenobarbitale Sodico Salf, Freelance, Gamibeta Complex, Gardenale, Gastress, Gastroloc, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti, Ibimizolo, Inipant, Compressa Gastroresistente, Compresse barra Capsule Gastroresistenti, Inizol, compressa gastroresistente, Itraconazolo DOC generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Chetoconazole HRA, Chetonova, Clacid, compresse rivestite, granulato, Clacid, polvere, Clacid RM, Clurenis, Comezol, Croveneg, Cruclar, Cruxagon, Lanoxin, Lansodor, Lansoprazolo ABC, Lansoprazolo Almus, Lansoprazolo Alter, compressa oro dispersibile, Lansoprazolo Alter, compresse barra capsule gastroresistenti, Lansoprazolo Aristo, Lansoprazolo Aristo Pharma, Lansoprazolo Aurobindo, Lansoprazolo DOC, Lansoprazolo EG, Lansoprazolo Egistada, compressa, Lansoprazolo Egistada, compressa oro dispersibile, Lansoprazolo FG, Lansoprazolo GIT, Lansoprazolo Exal, Lansoprazolo Krka, Lansoprazolo Milan Generics Italia, Lansoprazolo Milan Generics, Lansoprazolo Pensa, Lansoprazolo Sandoz BV, Lansoprazolo San, Lansoprazolo Technigen, capsula gastroresistente, Lansoprazolo Technigen, compressa oro dispersibile, Lansoprazolo Teva Italia, Lansoprazolo Union Health, Lansoprazolo Zentiva, Lansox, capsula, capsula gastroresistente, Lansox, compressa oro dispersibile, Lauromicina, Levogenix, Limnos, Limpidex, capsula, Limpidex, compressa oro dispersibile, Lopinavir Ritonavir Milan, Losec, Lucen, polvere, luminale, compressa, luminale, soluzione, uso interno, Malox Reflusso, Macladin, compresse rivestite, Macladin, compresse rivestite, granulato, Macladin, polvere, Maricrio, Mepral, Misoline, Nansen, Nervaxon, Nexium, polvere, Nixoglue, Nixoral,
crema, Nizoral, shampoo, Nolpaza, compressa gastroresistente, Norvir, compresse rivestite, Norvir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Omeprazin, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Aurobindo Pharma Italia, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Egistada, Omeprazolo FG, Omeprazolo Jeep, Omeprazolo Exala barra S, Omeprazolo Milan Generics, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Pharmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Technigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Pancleus, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantecta, compressa gastroresistente, Pantofir, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantopan, compressa gastroresistente, Pantopan, compresse rivestite, Pantoprazolo ABC, compressa gastroresistente, Pantoprazolo ABC, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Accord Healthcare, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Accord Healthcare, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Almus, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Alter, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aristo, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aristo Pharma, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Aurobindo, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Aurobindo Pharma Italia, Pantoprazolo Doc, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo EG, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo JIT, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo JIT, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo CRCA, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Milan, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo Pensa, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Sandoz, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo San Pharmaceutical Industries Limited, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantoprazolo San Pharma, Pantoprazolo Technigen Italia, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Teva Generics, Pantoprazolo Teva Italia, compressa gastroresistente, Pantoprazolo Zentiva Italia, Pantoprazolo Zentiva, Pantorc, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pantorc, polvere, Pantorex, compressa gastroresistente, Pariet, compressa gastroresistente, Paxlovid, Pectazol, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Pectazol, compressa gastroresistente, compresse rivestite, compresse barra capsule gastroresistenti, Pectirex, Pergastid, Posaconazolo Acl, Posaconazolo EG, Posaconazolo Egistada, Posaconazolo Fresenius Kabi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Posaconazolo Tilomed, Posaconazolo Zentiva, Prezista, compressa, Prezista, sospensione, Prinzol, compressa gastroresistente, Protec, Rabeprazolo Alter, Rabeprazolo Aurobindo Italia, Rabeprazolo Doc Generici, Rabeprazolo Egstada, Rabeprazolo Crca, Rabeprazolo Pensa Pharma, Rabeprazolo Sandoz, Rabeprazolo San, Rabeprazolo Technigen, Rabeprazolo Teva, Rabeprazolo Zentiva, Rabex, Ranitidina Aurobindo Italia, Reatax, Capsula, Rizolsta, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Sedipanto, Soriclar, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Strab, Sintuzza, Tanzolan, Tecnozol, compressa gastroresistente, Tegretol, Telzir, compresse rivestite, Telzir, sospensione, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Ulcazol, Viclam, compresse rivestite, Viclam, compresse rivestite, Granulato, Viclam, Granulato, Viclam, Polvere, Vend, compresse rivestite, Vend, Polvere, Boriconazolo Accord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Aurobindo, Boriconazolo Diarredis, Boriconazolo Ibiscus, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Zinerit, Zolantrac, Zolemir Reflusso, Zolium, compressa gastroresistente, Zolonib, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Zoton, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Tiverb durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Tiverb durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono essere avvertite di utilizzare un'adeguata contraccezione e di evitare la gravidanza durante il trattamento con Tiverb per almeno 5, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tiverb non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti negativi su tali attività non possono essere previsti sulla base della farmacologia di Lapatinib. Si deve tenere presente lo stato clinico del paziente ed il profilo di sicurezza di Lapatinib quando si prende in considerazione la capacità del paziente di svolgere attività che richiedono capacità cognitive, motorie o di giudizio. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di Lapatinib è stata valutata in monoterapia o in associazione con altri chemioterapici per diverse forme di tumore in più di 20.000 pazienti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi è uno specifico antidoto per l'inibizione della fosforilazione tirosinica da parte di EFR, ERB1 e /ERB2, ERB2. La dose orale massima di Lapatinib somministrata negli studi clinici è stata di 1800 mg una volta al giorno. Sono stati riportati casi asintomatici e sintomatici di sovradosaggio in pazienti in trattamento con Tiverb. Nei pazienti che hanno assunto fino a 5000 mg di Lapatinib, i sintomi osservati includono noti eventi associati a Lapatinib, vedere paragrafo 4, 8, e in alcuni casi dolore al cuoio capelluto e/o infiammazione delle mucose. In un singolo caso di un paziente che ha assunto 9000 mg di Tiverb, è stata osservata anche tachicardia sinusale, con ECG altrimenti normale. Lapatinib non è escreto in modo significativo per via renale ed è altamente legato alle proteine plasmatiche, pertanto non si prevede che l'emodialisi sia un metodo efficace per aumentare l'eliminazione di Lapatinib. Ulteriori trattamenti devono essere conformi alle indicazioni cliniche o alle raccomandazioni dei centri antiveleni nazionali, ove disponibili. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori della tirosina chinasi del recettore 2, R2, del fattore di crescita umano dell'epidermide, codice ATC, L01E01. Meccanismo d'azione. Lapatinib, 1,4, anilinochinazolina, è un inibitore della tirosina, proprietà farmacocinetiche assorbimento. La biodisponibilità assoluta a seguito di somministrazione orale di Lapatinib non è nota, ma è incompleta e variabile, 70% circa di coefficiente di variazione dell'AUC. Le concentrazioni, dati preclinici di sicurezza. Lapatinib è stato studiato in ratte e coniglie gravide alle quali venivano somministrate dosi orali di 30, 60 e 120 mg/kg al giorno. Non vi sono stati effetti teratogeni. Tuttavia, elenco degli eccipienti nucleo della compressa cellulosa microcristallina povidone, K30, sodio amidoglicolato, tipo A, magnesio stearato rivestimento della compressa ipromellosa titanio diossido, E171, macrogol, 400, polisorbato 80 ossido di ferro giallo, E172. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.